Il 14 ottobre scorso l'IMF Survey Online, ovvero la rivista che viene pubblicata sul web da parte del Fondo Monetario Internazionale, pubblica un'intervista a Reza Mokadam, il direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, dal titolo L'esecuzione di politiche concordate può aiutare a ripristinare la fiducia. Una delle domande che viene posta appunto a Mogadam è relativa al ruolo del Fondo Monetario Internazionale in Europa e senza alcun problema il direttore ha risposto che tale ruolo è stato e sarà ancora più ampio. A scanso di equivoci, Mogadam precisa che noi, il Fondo Monetario Internazionale, continueremo con la sorveglianza delle politiche economiche di tutti i Paesi membri, fornendo programmi di assistenza per quanti stanno intraprendendo sforzi di aggiustamento e offrendo assistenza tecnica dove necessario per aiutare le funzioni di governo. Soprattutto, prosegue Mogadam, in ciascuno di questi settori il fondo porterà la sua competenza, la sua esperienza internazionale e il suo punto di vista indipendente per aiutare i paesi nella progettazione di valide politiche economiche e per garantire la stabilità e la crescita. Ovviamente quanto appena detto è un virgolettato, sono testuali parole. Ora, quanto sia indipendente il punto di vista del Fondo Monetario Internazionale lo si capisce dal fatto che il suo Board of Governors, il più elevato organo decisionale del Fondo Monetario Internazionale, vede, seduti praticamente, si legge nel sito, i ministri delle finanze dei paesi membri o i governatori delle banche centrali che in molti casi sono private, di proprietà quindi di banche commerciali private, come nel caso dell'Italia. Ma non è questo il punto su cui voglio focalizzarmi. Voglio concentrarmi sul ruolo del Fondo Monetario Internazionale in Europa, che è stato, come ci dice Mogadam, e sarà ancora più ampio. Dell'IVA aumentata in Italia dopo le relative valutazioni del Fondo Monetario Internazionale si è già detto. Sul fiscal compact e sul pareggio di bilancio indicato come ricetta dall'FMI per l'Europa ho già avuto modo di esprimermi. E ho descritto il ricatto a cui il Fondo Monetario Internazionale, insieme alla Banca Centrale Europea e alla Commissione Europea, la cosiddetta Troica, hanno sottoposto la Grecia in cambio della tranche di aiuti, cosiddetti, ottenuta nel marzo di quest'anno. Ho spiegato anche il meccanismo con cui gli ellenici per poter riuscire ad avere tali aiuti, finiti per lo più alle banche commerciali e che il paese fra l'altro dovrà restituire con relativi interessi, ebbene, questi aiuti per ottenerli i greci hanno dovuto sottostare ad un memorandum con tanto di lettera di intesa, definito appunto dalla Troica, con le misure da adottare per il governo del paese. Un memorandum atroce, fatto di privatizzazioni, di svendite, di tagli sui salari, sugli stipendi, sulle pensioni, fatto di licenziamenti, fatto di smantellamento degli asset nazionali, autostrade, porti, aeroporti, gas, petrolio, energia. Questo il memorandum in Grecia. Ma non c'è solo la Grecia sotto memorandum. Ci sono anche l'Irlanda e il Portogallo. Nero su bianco, si trova tutto sul sito ufficiale del Fondo Monetario Internazionale. E se alla Spagna e all'Italia non è ancora stato riservato questo tipo di trattamento, è altrettanto vero però che sono, come dire, sorvegliati speciali e oggetto di particolare attenzione da parte dell'FMI. Ma andiamo per gradi. Il 20 di agosto, quindi in piena estate, l'Irlanda è costretta a mettere la famosa firma su quel documento urticante che è il memorandum. Fra le varie misure previste ed attuare ci sono la ricapitalizzazione e la ristrutturazione delle principali banche, l'impiego di almeno metà delle entrate derivanti dalle privatizzazioni per la riduzione del debito, una serie di interventi mirati a liberalizzare il mercato dal punto di vista della competitività, il contenimento della spesa, l'aumento delle tasse, tagli alla spesa sociale, riduzione delle pensioni, le riforme del mercato del lavoro. Ma ancora prima di questo appuntamento estivo ce n'era stato uno proprio all'inizio, all'esordio della stagione più calda, il 27 di giugno, quando è stato il turno del Portogallo
che è stato costretto a siglare il memorandum. Ebbene, il supporto da parte del Fondo Monetario Internazionale al Portogallo prevede una serie di azioni. Sono previsti tetti e limiti alla spesa. Avete già sentito parlare di spending review in Italia, giusto? Privatizzazioni nei settori energia, gas naturale, elettricità, aeroporti e ancora poste, televisioni, radio, servizio idrico e gestione dei rifiuti. E come in Grecia e in Italia, anche qui è previsto un piano straordinario anti-evasione per colpire quelli che loro amano tanto definire parassiti. Ed è prevista anche la riduzione della spesa nella pubblica amministrazione, ma si legge anche della ricapitalizzazione delle banche a opera del pubblico, cioè è un modo per far sì che quelle che sono le perdite o il debito delle banche debbano essere ripagate e se ne faccia carico quindi la collettività. Ma si trova anche all'interno del memorandum che si debba implementare l'utilizzo di farmaci generici, magari non perfettamente bioequivalenti come succede in Grecia, con tutte le conseguenze che derivano da un dosaggio troppo basso o troppo elevato dei farmaci. Si devono poi rivedere le licenze per le farmacie, anche questa misura già sentita, e ridurre le spese per la sanità, misura altrettanto sentita qui in Italia. E proprio come se fosse un documento fotocopia della Grecia, anche nel memorandum del Portogallo si legge che saranno assunte misure per spingere la crescita e la competitività, che ci saranno interventi sul settore finanziario, giudiziario, ci sarà la diminuzione del numero dei comuni esistenti, un aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione e guarda un po', che ci sarà anche una crescita delle entrate derivanti dall'IVA. Italia e Spagna, invece, come già detto, non sono ufficialmente oggetto di memorandum, ma si sa, a quella che è una raccomandazione cosiddetta del Fondo Monetario Internazionale è impossibile dire di no. E allora vediamo che cosa prevede l'FMI per la Spagna. E lo apprendiamo grazie all'intervista a James Daniel, capo missione del Fondo per la Spagna, pubblicata il 27 luglio con il titolo «La Spagna ha bisogno di riforme per stabilizzare l'economia». Daniel spiega subito che, ad esempio, andrebbero aumentate le entrate derivanti dall'IVA piuttosto che tagliare la spesa. Evidentemente quello dell'innalzamento dell'IVA è proprio un farmaco che va bene per qualunque tipo di malattia. Poi si legge che si dovrebbero fare nuove riforme per rendere l'economia più competitiva. A Redaglia siamo sempre lì. E inoltre un prestito, almeno qui hanno la decenza di chiamarlo col nome corretto, da parte dell'Europa, perché così si potrebbero aiutare le banche, che a loro volta potrebbero aiutare le imprese, virgolettato perché è un testuale loro, in salute. Poi c'è una frase che davvero spiega tutto, che ci dice a che cosa serve tutto questo, tutto ciò che ci fanno pagare. È un virgolettato, sono le parole del Fondo Monetario Internazionale. L'Europa potrebbe tracciare un percorso per trasformare i prestiti europei ai governi in una ricapitalizzazione diretta delle banche attraverso il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Ricapitoliamo. Dei 5 PIGS, 3 sono sotto memorandum con il Fondo Monetario Internazionale e quindi anche con l'Europa, la BCE, mentre altri 2 sono in un regime di assistenza o supervisione tecnica, così si chiama ufficialmente nei documenti. Ma guarda caso, le misure e i provvedimenti che tutti questi PIGS, cosiddetti PIGS, sono costretti a subire sono molto simili, quando non perfettamente coincidenti, come nel caso della Grecia e del Portogallo. Le stesse autorità del Fondo Monetario Internazionale ci dicono poi che il ruolo dell'FMI diventerà ancora più ampio e che l'Europa farebbe bene a definire una via per trasformare i prestiti europei ai governi in una ricapitalizzazione diretta delle banche attraverso il MES. Che paghiamo noi? Che paghiamo con l'aumento del debito? Con la nostra disoccupazione? Con le aziende che chiudono? Con l'Italia la sanità? Italia i posti di lavoro, Italia le pensioni, con i nostri soldi li paghiamo, con le nostre tasse. Per salvare chi? Le banche, la grande finanza internazionale. Così pretendono il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e la Commissione Europea, la Troica. Ricordiamoci, ci sono tutte le condizioni per agire legalmente
in sede internazionale rispetto al nostro debito. E ci sono tutte le condizioni per recedere dall'unione monetaria. In senso figurativo, quindi, chi ci racconta o crede davvero che si debba per forza restare in questo inferno è un criminale.